25 marzo 2024, una data storica per il Molise, la firma dell'accordo per il Fondo Sviluppo e Coesione fra la Regione Molise ed il Governo, un passo cruciale per il rilancio della Regione. A firmare l'accordo il Presidente del Molise, Francesco Roberti, e della Premier, Giorgia Meloni. In rappresentanza del Governo anche il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. L'accordo prevede un pacchetto di interventi del valore di 445 milioni di euro destinati a circa 100 progetti che spaziano dall'infrastruttura alla competitività, dai trasporti alla riqualificazione urbana e alla cultura. Alle 11.45 l'arrivo della Meloni, dopodiché i saluti del Presidente Roberti e la parola alla Premier. Dicevamo, un accordo storico per la Regione. Questo accordo di sviluppo e coesione portiamo in Molise quasi 450 milioni di euro che servono per le infrastrutture del territorio, che servono per l'attenzione al tessuto produttivo, per le aziende che sono quelle che creano con i loro lavoratori ricchezza, attenzione al turismo, attenzione alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, perché sono dei terreni, diciamo, che non vengono secondo me adeguatamente valorizzati in una regione come questa. Ci occupiamo di produzione di energia, ci occupiamo di diritto allo studio, ci occupiamo di innovazione, ci occupiamo di tradizione, insomma un accordo molto importante su materie strategiche. Sono molto fiera di poter così insomma lavorare tra vari livelli istituzionali, in questo caso la regione, i sindaci, tutti quanti hanno collaborato per mettere questo territorio nella condizione di poter competere ad armi pari e dimostrare il suo valore. Alla fine dell'incontro al Teatro Savoia, la Meloni ha voluto espressamente la presenza dei sindaci sul palco, a conferma di come questo accordo sia direzionato alla rinascita delle zone interne. L'accordo prevede anche un rigido monitoraggio della sua attuazione, con la supervisione di un comitato tecnico. La Premier è poi partita alla volta della Basilicata per la firma del 17° accordo.